Salvini, lavoro. Sulla questione Ilva, ognuno la pensa come crede, però chiudendo lo stabilimento ci sarebbero almeno 30 anni di lavoro per smantellare e per bonificare. Qui a Taranto i dati sui tumori sono impressionanti, non si può sacrificare la vita. Chiudi lo stabilimento, perdi anche i soldi per le bonifiche, quindi perdi il lavoro. E i tumori come li giustifichiamo? No, ma tu puoi lavorare mettendo in sicurezza la salute dei cittadini. Se tu domani mattina, e non me lo auguro, chiudessi lo stabilimento, chi ci mette i soldi per le bonifiche per curare la gente di Taranto? Lo Stato. Lo Stato li deve mettere. Se ti fidi di Conte, allora auguro. No, perché ArcelorMittal è assolutamente inaffidabile. Non è pensabile chiudere fabbrica da 5-10 mila operai dalla sera alla mattina. Ecco, senatore, se però lei ha visto le ricchezze di Taranto, il patrimonio culturale, il mare, il turismo, queste sarebbero delle fonti che potrebbero completamente sostituirsi alla monocultura dell'acciaio. Quindi una chiusura dell'Ilva senza se e senza ma non è follia. Io penso che l'Italia sia un paese splendido con potenzialità enormi. Quindi valorizzare l'agricoltura, la pesca, il turismo, il commercio, le bellezze naturali, ma l'Italia non può fare a meno dell'industria. Ma non l'industria che uccide, l'Ilva e il ArcelorMittal uccidono. In tutto il mondo l'industria è compatibile con la salute. Purtroppo non in Italia. Perfetto, qualcuno in passato ha sbagliato. Bene, c'è un piano per la bonifica del territorio che prevede soldi, mesi e interventi. L'unica cosa che non possiamo permettere ai danni dei tarantini che già hanno subito danni in passato è far perdere posti di lavoro e non fare... ArcelorMittal non ha fatto nulla in un anno, ha fatto zero assoluto. Chi doveva controllare? Controlliamo. Anche voi stavate al governo. Controlliamo. Io facevo il ministro dell'interno. Un'altra cosa. Ragazzi.